registriamo immediatamente la luna e se ne andò. L'ho rincontrato dopo qualche decennio, l'ho incontrato durante una presentazione di un libro al Festival di Ischia, che ho avuto 4 volte di presentare dei miei libri. Mi fece rapidissimamente, poiché all'epoca la sua biografia era già uscita su Cielo Illustrato, mi fece mandare il fax e gliela presentare. E lui disse: ma sai, io leggendo questa biografia, mi sono chiesto. Ricordo perfettamente, poi ho letto quello che ha scritto Achille su Raffaello Causa, e le cose risultano. La prima cosa che ho vide, io andavo in giro con il pacchetto, naturalmente, e se avevo qualche, diciamo così, qualche cosa che poi la protagonista del rilancio sia stato Raffaello Causa. Non a caso, qualche anno dopo, cioè nel 1980, io ci ero andato, vi ho detto, alla fine degli anni 70 e i primissimi anni 80, forse 1980, 3 o 4 anni dopo, si tende la mostra su Bernardo Cavallino. La tende però, insieme a Causa, che la sua parentesi, per così dire, la curò, la curò negli aspetti più importanti, insieme ad altri studiosi spagnoli. Altro episodio. Nel frattempo è venuto l'amico Sergio, che prima ho parlato di lui in sua assenza, per cui ho risparmiato una querela, ma soprattutto non mi ero accorto, sempre per la cataratta, della presenza in sala della copertina del primo tomo, perché qualcuno di voi fortunato ha potuto acquistare le ultime 4 copie, perché il primo tomo ha avuto molta fortuna, perché c'era Sofia Loren uppe al vento in una rarissima foto che posseggo solo io, se l'è fregato il Corriere della Sera, ma che è il suo punto di riferimento all'epoca. Napolitano era europarlamentare, organizzai un convegno Napoli capitale del Mediterraneo all'Istituto degli Studi Filosofici con la partecipazione di numerosi grandi esponenti e avevo invitato anche Giorgio Napolitano. Lui quel giorno non potette essere presente, era a Bruxelles e mandò un telegramma di felicitazione. Però qua siamo nel 2003, io tenevo 55 anni, il mio amico che ne tiene 14 più di me, ne teneva vicino ai 70. E lui ci diede una pacca sulle spalle, soprattutto al mio amico settantenne, disse: voi ragazzi ancora vi illudete che Napoli in Francia è mai venuto in Italia. Nella ristampa in copertina con un pseudonimo giustissimo del Signore delle Nascite c'è il più celebre ginecologo di Napoli, Vincenzo Abate, e vi invito a fare un applauso dietro, è stato il fautore di un altro dei record di Napoli poco noto, la prima fecondazione assistita in Italia, perché appunto Napoli si parla sempre di un'inizia cosa, poi quando c'è addirittura una scoperta in campo scientifico se ne parla poco, nonostante all'epoca ne parlò anche il Corriere della Sera. Ora vorrei andare velocemente in qualche aneddoto, partiamo dal presidente, altro episodio. Nel frattempo è venuto l'amico Sergio, che prima ho parlato di lui in sua assenza, per cui ho risparmiato una querela, ma soprattutto non mi ero accorto, sempre per la cataratta, della presenza in sala della copertina del primo tomo, perché qualcuno di voi fortunato ha potuto acquistare le ultime 4 copie, perché il primo tomo ha avuto molta fortuna, perché c'era Sofia Loren uppe al vento in una rarissima foto che posseggo solo io, se l'è fregato il Corriere della Sera, ma faceva parte di un fotogramma di un film girato in Francia e mai venuto in Italia. Nella ristampa incontorialista dell'Unità e scrisse un articolo inneggiando i carri armati sovietici che ristabilivano l'ordine infranto dalle persone che cercavano la libertà. Questo numero dell'Unità, se lo trovate, è una preziosità bibliografica assoluta.
perché è scomparso da tutte le emeroteche. Infatti ebbi modo di incontrare una studiosa che aveva scritto un'opera proprio su Budapest sul 1956, la quale da un lato ignorava, da voi ci sono appassionati di calcio attempati, non ignorava l'esistenza della Honved. La Honved era la più grande squadra di calcio di tutti i tempi, tutta ungherese, all'epoca non c'erano tutti questi stranieri che a Napoli, l'unico napoletano era a Cattapalle, eccetera. Erano tutti ungheresi, andavano in Inghilterra, ed era l'Inghilterra di una volta, l'Inghilterra imbattibile, e battettero l'Inghilterra, una squadra di club, a Londra per 6-3, con grave scorno che gli inglesi non hanno dimenticato. La rivolta disperse questi giocatori indimenticabili, Košić, Cibor, Sandor e Di Stefano, Puskas, ecco, vedi, lui è esperto anche di calcio. Di Stefano concluse poi i suoi anni nel Real Madrid, ma questo era un poco importante. Io le dissi a un